Cosa, secondo lei allora, a sentire le sue parole, la Renzi con questa proposta tradirebbe il mandato degli elettori? Beh, tradirebbe certamente il mandato degli elettori che hanno portato tutti noi parlamentari qui in Parlamento, perché il nostro era un programma che andava in direzione opposta, appunto, contrastare la precarietà, prevedere ammortizzatori sociali per tutti i contratti precari, disboscare la giungla dei contratti precari, puntare sulla formazione. Mentre l'emendamento del governo mantiene tutte le forme contrattuali precari, cancella l'ipotesi di reintegro anche in casi gravissimi di assenza di motivi per un licenziamento, di motivi economici giustificabili per licenziamento, e quindi non tradisce quello che era il programma sul quale siamo stati eletti.